Davide. Sì, allora, giapponese, come vedete, in guardia Mancina. Vediamo il piede, buono il piede di Michael Magnesi, opposto al mancino Rikishi. Saetta con il jab, il giapponese per tenere a bada l'avanzare di Magnesi. Il fisico del giapponese, attenzione Michael al diretto sinistro, il braccio forte di Rikishi, non deve fermarsi, sull'azione Magnesi, assolutamente. Esatto, non ha per fortuna dei colpi pesanti, lo abbiamo detto, ma non si deve lasciar fare. Deve muovere il tronco e deve avanzare, lo deve far camminare. Bello! Il calcio destro di Magnesi, bello. Neanche l'arbitro. Ancora il gioco di tronco per cercare di rientrare. Bello! È un altro Magnesi. Gancio sinistro, questo l'ho sentito. È un altro Magnesi rispetto al recente passato. La cura Branco, la cura di Silvio Branco, il barbaro, evidentemente ha fatto bene. E parliamo non soltanto di potenza, ma di tecnica. Montante sinistro, non deve un po' assolutamente troppo partire da lontano, Davide. Esatto. Deve avvicinarsi, perché comunque il giapponese è lì pronto a far scappare i suoi colpi. Anche perché è abituato il giapponese a lavorare a corta distanza. Sì. Bravo, muove il tronco. Concentrato nel tunnel. Infiliamoci nel tunnel. È ancora il destro di Magnesi avversario. Puntuale, quel destro sta entrando sempre. Allora ovviamente andiamo sempre all'angolo di Magnesi. Mancano 20 secondi, vedete, è veloce Rikishi, molto veloce. Non deve scambiare, deve arrivare vicino. Esatto. Il giapponese ha le mani pesanti, lo sappiamo. Non ha le mani pesanti il giapponese, o meglio, le ha non così pesanti da impensierire Magnesi. Ma se ovviamente viene avanti a scambiare, viene con la guardia bassa. Certo, vero. Magnesi, è pericoloso. Ascoltiamo Magnesi. Ha una cosa fondamentale, ti devi muovere fuori, ha iniziato molto bene, ti sei fermato un pochetto dopo, fuori. Fuori dalle sue, e doppio il destro. Yes. Okay. Now outside. Fuori. No inside, outside. Okay. And more punch, body shot. Okay. Attention, uppercut. Metti vasellina. Yes. Non abbassare. Personalmente il fatto che parlino in due maestri non serve a fortunatamente hanno detto la stessa cosa. E non serve. Poi hanno detto le stesse cose, ma la cosa importante è che Gesuino Aglioti ha in effetti detto, giustamente, ha rilevato che i primi due terzi di ripresa iniziale bene, poi si è fermato, è quello che non deve fare. E poi abbiamo sentito anche e Jonathan Malè dire combatti da fuori. Sì, deve stare fuori non deve stare nella guardia di. Esatto. Nel sinistro di. Esatto, perché si rischia anche colpi di testa o altre cose. Se si avvicina troppo. Ecco, peccato questo ci perdonerà Magnesi, questo vizio, non è un vizio ovviamente. Questa attitudine di andare troppo avanti, non perché altrimenti sarebbe stato un gancio destro definitivo di Magnesi. E qui vedete che sta scambiando, e questo
non lo deve fare. Il ghigno di Magnesi che accetta quello che è poi nella sua natura, ma adesso verrà sicuramente rimproverato al termine all'angolo dagli occhi. Perché è esattamente quello che si erano raccomandati di non fare. Del titolo è una questione anche di personalità, fagli capire che non lo teme. Ma certo. E il gancio destro pesantissimo. Alterna. Giapponese lo sta subendo comunque questa azione di Michael. Sì. Destro, come vedete, di primo acchitto, e lui ha le braccia più corte. Questo la dice lunga sulla esplosività, sulla scelta di tempo, sulla tecnica di Michael Magnesi, insieme a Forte, è certamente uno dei più bravi che abbiamo in Italia qui in ascesa. Deve stare con le mani su e deve muovere. No, non deve portare questi colpi larghi da lontano. Deve avvicinarsi. E in questo momento lui è fuori da quel tunnel che Silvio Branco spesso ha descritto. C'è un tunnel trasparente in cui lui entrava, la gente rimaneva fuori. Questo deve fare, apprezzarlo così. Gancio destro. Questo sì. Bello, prime due riprese per Magnesi, applausi. Grande, la scena aperta per Michael Magnesi, ma ascoltiamo ovviamente il suo angolo, io credo che verrà un po' rimproverato. Avevo detto precedentemente l'angolo di Magnesi, rimaniamo sempre lì. Va bene, sentiamo il giapponese. Cioè, mi hai fatto notare che in effetti stanno stringendo la parte alta del setto nasale. Sì, è segnato sul naso il giapponese. Sì. Ed è lui ad avvicinarsi sempre con la testa, Terza ripresa della difesa mondiale del WBC. Non deve commettere questo errore. Lo so, per orgoglio, avete visto, va avanti. Deve andare avanti, ma non portare i colpi da media distanza. Non è un braccio di ferro, non deve combattere come se fosse un braccio di ferro. Non deve portare colpi a media distanza, Davide. Assolutamente no. Il giapponese è più alto, quindi lo anticipa. Lo so, lo ha fatto dall'inizio della sua carriera. Quella è la sua distanza, quindi è difficile adesso, però vediamo un Magnesi migliore rispetto al recente passato, come detto anche all'ultimo incontro. Viene incitato dal pubblico Michael Magnesi. Bravo, con le mani su, quello va bene. È preoccupato, non è Magnesi, Rikishi. Sì. È preoccupato. È molto preoccupato. E fa bene a preoccuparsi.
Siamo soltanto a 50 secondi dal termine della terza ripetizione. Deve stare calmo, deve stare calmo, non può prendere dalla foca di colpire. Lì, da lì, poi deve fare il lavoro, da lì. Montanti e ganci. Però vedete, riesce sempre Ricchisci a piazzare un suo colpo. Sta spendendo tantissimo, sì, Magnesi. E questo non deve succedere, Davide, perché il match lo sta vincendo. Il terzo round li ha vinto tutti e tre questi round. Vuole chiudere prima del limite. Deve continuare a fare quel lavoro che sta facendo, a piccoli passi, a bloccarlo continuamente, ma non deve mai partire da lontano. Sentiamo cosa dice il suo angolo. Grande battaglia. Attenzione, perché i colpi sono tanti, ne stai mettendo tanti tu e ne sta mettendo tanti lui. Devi stare più fuori, Michael. Devi stare più fuori. Solo quello. Poi shift, ok, se lo senti lo fai, ma devi stare fuori, non gli stare davanti. Una cosa sola, non gli stare davanti. Ricordatelo, fai questo. More e pressa con le gambe. When you close, okay. It's finished. When you close, it's finished. Pressione con le gambe. Tieni sulle mani. Hands up, hands up. Yes. Lo vedi? Now we can see uppercut. Let's go. Poi secondi, second down. Allora, sì, ineccepibili, a mio giudizio, sì, almeno sì. I consigli di Gesuino Agliotti. E riprendiamo, quarta ripresa. Lo ha sentito, attenzione! Ricchisci ha sentito il colpo di Magnesi. Attenzione, perché può avere una svolta inaspettata questo match. È ancora un po' in difficoltà. Gli deve stare sempre davanti, non gli deve dare tregua. Forse Magnesi non è riuscito ad approfittare del momento di difficoltà che Ricchisci sta ancora vivendo, nonostante riesca, come vedete, a esplodere anche dei colpi, in questo caso difensivi. Ancora il destro. Forza Michael, questo è il momento. Quello è il lavoro che deve fare, vedi, questo è il lavoro. Gancio che deve... destro. Lo deve braccare così, sempre davanti, questa non. Stanno perdendo anche potenza i colpi di Ricchisci. Bello, e ancora l'anticipo, il calcio sinistro, questo pure lo ha sentito. Sono colpi che stanno veramente a minare le certezze di Ricchisci, a esaurire le sue energie. Ancora il calcio sinistro. Bravo Michael al bersaglio. Grande match questa sera da parte di Michael Magnesi, che continua a rimanere attento con la guardia alta. Bello l'uso del destro da parte del pugile di Palestrina. Sta dialogando con il giapponese senza conoscere una parola di giapponese. Con lo sguardo, con il movimento della testa, e sta dicendo: non ce n'è questa sera, non ce n'è.
Ascoltiamo ancora. Stai concentrato, perché stai prendendo qualche colpo di troppo, ti stai divertendo, devi stare fuori, Michael. Yes. E soprattutto dopo l'azione tira su quelle mani. Now, e vai. Do blow your French. Okay. Go. Hands up and outside. When you close, close. Body to body, shift, shift and out. Shift, power hold. Adesso che tu cerchi, devi cercare di accorciare la distanza, prova a mettere, a fare qualche finta. Ok? No good boss. Ok. Tutto bene, l'unica cosa che non deve fare è che ancora ha preso dei colpi quando cerca di fare l'azione da media distanza e lo anticipa il giapponese. Lui Magnese non deve fare questo, deve avvicinarsi, avvicinarsi e poi colpire, perché lui che è alto ha difficoltà da vicino a mettere colpi diritti. Certo, eccolo il gancio destro. Comunque nessuno meglio di te sa che la media distanza è la distanza dove i colpi si incrociano praticamente, dove viaggiano, quindi meglio stare o vicini o lontani. No, noi diciamo tutto questo senza però ricordare che Michael sta affrontando un avversario abile, abilissimo, e soprattutto 10 centimetri più alto di lui, quindi non è semplice avvicinarsi. È anche dotato fisicamente, Davide, uno può pensare altissimo così dovrebbe essere proprio snello, invece è muscoloso, proprio tirato. No, grande fisico, grande fisico. Bravo, sempre sulle mani, sempre sulle mani. Più paziente in questo qui. Ha dato 39 a 37 per quanto riguarda, ovviamente il primo a essere citato è il campione, quindi Magnesi. Quindi Magnesi 39, Ritisci 37. Poi a seguire il giudice B 40-36 e il giudice C 40-36. Perché nel WBC si possono avere i punteggi, ovviamente dopo le prime 4 riprese. Ma in auto li ha vinti tutti, anche questi sta vincendo. Bravo. Ritici rischia con quello spostamento là verso il gancio sinistro di Magnesi, e rischia di prenderlo di incontro. Vedi come gira il giapponese, lo teme, teme l'azione ravvicinata di Magnesi. Bravo, un bel sinistro di Magnesi. È il lupo che azzanna. C'è un nastro che penzola dal guantone di Magnesi, adesso verrà rinforzato al termine della ripresa. Bell'ultimo scambio. Quello che deve fare. Ok, you are better, you have the chance. Change. Allora, hai tirato un po' sul fiato sta ripresa. Adesso devi, non ti devi fare commentare. Yes, yes. Okay. No pressure. Mi raccomando. No. Allora, hai tirato un po' sul fiato. Adesso ci vediamo dentro. Rimasto qualche secondo in più seduto Ritisci perché ne ha bisogno. Sesto round di questa difesa mondiale da parte di Michael Magnesi del suo titolo superpiuma WBC Silver.
bellissimo. Solo i campioni sanno doppiare i colpi. Molto bravo Michael, si sta perdere sangue dal naso, si sta divertendo, si sta divertendo Michael Magnesi quanto possibile il testa a testa. Bello il gancio sinistro di Michael, destro ancora, due ottimi colpi da parte di Michael. Veramente bello, e adesso si fa anticipare dal jab che funziona ancora, quello di Rikishi. Lo sta sfidando pure sul diretto, sì, però sta prendendo molti jab destri. Magnesi è in molta difficoltà il giapponese, Davide. Destro, che gancio destro, mamma mia, ed è una maschera di sangue Rikishi, e ancora in grandi difficoltà in questo sesto round. Se continua così non lo fa finire, al giro di boa, e non ci dobbiamo dimenticare che è un giapponese. I giapponesi, prima di mollare, è la loro storia che ce l'ha insegnato. L'ultimo giapponese, giustamente, no, era un piccolissimo dialogo con il nostro regista Calabro, che ricordava il film, l'ultimo giapponese sul fiume, e invece l'ultimo giapponese sul ring. Indomabili i giapponesi. No, deve stare attento. È comunque una ripresa in cui ha ripreso a macinare fortemente Magnesi. Ascoltiamo. Concentrazione, Michael. Stai facendo un grande match, devi fare la settima ripresa, è una battaglia ancora lunga, ok? Stai concentrato, il tuo piede sinistro fuori sta cercando di chiuderti, doppia quel destro. Come no? Touch the feet, touch the feet and punch, touch and punch, ok? Ok, ghiaccio in testa. Ghiaccio in testa. Michael, dalla prima ripresa ha dato sempre consigli ottimi. Siccome è mancino il giapponese, ha detto mi raccomando sempre col piede sinistro fuori in esterna. Continua ad approfittare Magnesi degli spostamenti di Rikishi. Destro. Azione potente di Magnesi. A due mani. Non deve farlo lavorare. Destro ancora. Col
sinistro o in guardia destra, guardia mancino, si mette col destro in avanti e lo colpisce col jab, o in guardia sinistra lo colpisce col jab sinistro. E quello è un grave lavoro, perché per disturbare l'avversario lo devi piazzare prima il colpo con la mano di davanti. Adesso lo sta lasciando fare, non deve lasciarlo fare. Sì, destro ancora. Quando tira il fiato, Michael, Patrizio, dovrebbe non rimanere, sì, davanti al giapponese. Sì, si può pure allontanare, basta che sta con le mani su. Però il pericolo per il giapponese è proprio quella costante continuità di Magnese, che gli è sempre davanti, lo mette in difficoltà proprio anche psicologica. Per schivarli, ma non va bene così. Bello calcio sinistro d'incontro. Proprio sull'ultima campana di questa settima ripresa. Yes. Ok, non lo puoi lasciare close. Più. Siamo all'ottava ripresa. Non lo puoi mollare, eh? Vai in difficoltà quando lo pressi. Sofia? Bravo, non lo puoi mollare se hai fiato, altrimenti se senti di non aver fiato vai di lato, ok? Ma non gli stare davanti. Buono il lavoro col piede, doppio il destro, doppio. Ci sei, doppio. Michael? Guardami, ci sei? Ok, perfetto. Allora pressione, Michael, pressione. Mondiale, sì, del WBC dei Super Piuma, tra Michael Magnesi, il nostro campione in pantaloncini argento-verde, opposto al bravo Masanori Rikishi, questo giapponese che potrà far parlare di sé in futuro. Perché ha una buona tecnica, è uno abile, tosto. Vedete come lavora bene con lo spostamento delle gambe, soprattutto con il bellissimo diretto sinistro. Per fortuna degli avversari non ha grande potenza Rikishi, perché ha un diretto sinistro veramente da manuale. Michael lo fa lavorare, lo deve pressare le corde, adesso non lo deve mollare, come dice Jonathan Malé. Da poco quel nastro probabilmente farà interrompere questo round, ecco. No, anzi è Michael addirittura che l'ha segnalato all'arbitro. Bello quello spostamento al jab sinistro. Nastro. Eh sì. Cosa hai da dire? No, sta facendo bene, non lì è sempre attento e non si sta lasciando trasportare troppo dall'impeto, controlla sempre. La cosa bella che sta facendo Michael è che lo tiene sempre sotto controllo, anche quando colpisce. Anche quando viene colpito? Perché i passaggi a vuoto, Davide, mi nervosisco. È un incontro di box, non c'è un avversario davanti. Ma sta facendo il vuoto. Sì, ma io considero Michael Magnesi
non un campione ma un pugile che un ottimo pugile che ha le doti per diventare campione. Sì, quindi sì, sì. Questi passaggi a vuoto in un momento così importante, in palio un titolo importante, non vanno bene. Poi lo so che ci può essere il momento, cioè, l'ho avuto perfino Muhammad Ali il momento. Perciò dico, no? Incontro di boxe, sempre figurati. Bisogna stare sempre attenti. Vedi quel jab come lo disturba? Sì. E pochi pugili proprio lo fanno, pochi pugili aggiungono la mano che stacca davanti. Che mi stai diventando l'azione. Morbido comunque, Patrizio, mi stai diventando morbido. Come morbido? Perché beh, ci può essere la pausa, il momento, la cosa. Su 12 round non è facile tenere un ritmo costante per tutto il match. Mi diventi morbido tu, è finita. Davide, finita. Pensa che quando feci il mondiale con Sacco io, ecco, al settimo round, sì, contavo nel guantone, facevo 7, 8, 9, 10, 11, ed è lì che ti sei rotto il dito. 14, 15, madonna, ancora 8 round. Sentiamo. No, sì, no, ma certo. C'è chi bello sì, gancio dentro. L'ha sorpreso lì proprio... puoi avere quei momenti di appannamento con chi te lo puoi permettere in questa sera con questo ragazzo giapponese è meglio, no? stare comunque attento, sì. Che ricordiamo su 14 se vittorie stesse, a 9 KO. Però se stesse facendo con Pinco Pallino capisco, ma sta facendo con pugile forte che anche lui comunque ha le sue qualità. Per quello dico che appunto cioè, sì 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 certo. Fino a... però una cosa importante, non erano compatti come Michael, non erano massicci quindi e soprattutto non erano Michael Magnesi, quindi lui secondo me si trova un po' in difficoltà a boxare con un avversario più basso di lui di 10 centimetri. Bravo l'arbitro perché è lui soprattutto che va in avanti con la testa. Quindi non ha da lamentarsi. Fuori da quella distanza, sta dicendo Gisumino Aglioti. Eccolo ancora il destro. Il calcio destro ci cade quasi sempre, Ricchisci, perché è bravo Magnesi. Deve pressarlo. No, questo no, questi colpi da larghi da lontano. No, infatti, deve pressarlo da vicino. Deve pressarlo sempre con le mani su, deve disturbarlo. E non deve ricorrere a questi colpi caricati, deve prima. Ecco, portarlo all'angolo, adesso lo può lavorare, ma la distanza, la sua distanza. Molto bene. In questo match ha avuto due occasioni di far traballare le gambe al giapponese, non ha avuto la prontezza di approfittarne. Il giapponese è uno tosto che resiste. Ma è sfinito, è sfinito. Sì, sì, è sfinito. Questa ma... continua pressione di Magnesi lo sta mettendo proprio in grande crisi. Giudice, sono tre riprese che non riesce a capire come tu metti.
metti questo piede fuori e gli metti il diretto destro, lo prende in mano. Non ci ha capito un cazzo. Stai attento ai tuoi montanti. Questo lo devi doppiare. Guardami, lo devi doppiare. Ti prende tutti. Abbassa la mira e prendilo diretto qua. Qui ormai il naso è rotto, non sente più niente. Devi mirare il petto per prenderlo qua. Let's go. Pressure, si accavallano con le voci. No, infatti assolutamente, l'abbiamo detto da subito, non va bene. 78-74 per il giudice A, 78-74 per il giudice B, 78-74 per il giudice C. E riprendiamo? No, non ancora, perché? Medico, sì, medico. Per me Davide 4 punti sono pochi. Ne ha di più per me Magnese, di punti, in vantaggio. Può continuare? Sì, però questi sono i cartellini ufficiali e 78 appunto, 4 punti, sì, ne ha di più. Bello il destro! Puntuale, preciso al volto di del giapponese. Rikishi ha proprio sentito il colpo. Esplosività dei colpi, Magnese. Sì. Colpi secchi anche da parte di Rikishi però, Sì, ma è molto più scattante, sì. Più veloce Magnesi. Sì. Grande preparazione. Si vede. Non è mai calato un attimo. Me l'ho detto Silvio Branco, dice non è mai stato più forte di adesso. E lo vediamo, il nuovo Magnesi. Non si deve gettare però in avanti. Tira sulle palle. Lo vedi, guarda, lo bracca dappertutto. Non... Lo mette in grande difficoltà, il giapponese non sa più dove andare. Da qualsiasi lato gira, ma lui gli taglia la strada. Secondi al termine di questa decima ripresa, lo ricordiamo, poi altre due riprese come diceva Patrizio Oliva dopo non deve accettarlo, è pericoloso questo momento per tutti e due, ma mamma mia, che scambio, che match, Davide, si vede una cosa del genere, però guarda com'è arrabbiato questo match. Siamo lenti col microfono. Respira, devi tenere le mani. Devi tenere le mani alte. Oh, non stai per strada. Stai sul ring. Tieni le mani alte. È chiaro? C'è bisogno di scambiare così, ma non c'è bisogno. Non devi scambiare così, Michael. Non è un gioco. Non è un gioco. È chiaro? Non devi tenere le mani alte. Hands up. You are champ. No down. Non devi scambiare! It's your moment! Non scambiare!
Focus, Michael, focus! Mancano due round, ma è disperazione adesso, è non tutto il suo vantaggio. Non ti sento. Il giapponese è in disperazione adesso. Sì. È tutto il suo vantaggio se si mette a scambiare, perché è l'unico modo per poter vincere. No, guarda, su questo io sono d'accordo con gli occhi, stavolta non mi trovi d'accordo. Non deve scambiare. Ah, non deve scambiare. Il giapponese vuole fare questo, perché è l'unica arma per batterlo adesso. Quello di scambiare, lui non lo deve fare, Michael. Non deve cadere nel errore di scambiare. Ma infatti la rabbia, giusto, giustificata. Guarda, la collera di Gesuino Aglioti, non mai visto così. È un maestro sempre pacato, sempre tranquillo, mai visto così, furioso. Michael è evidentemente traumatizzato dalle urla del maestro, però adesso non dobbiamo esagerare, dal lato opposto, cioè boxiamo ovviamente. Ecco, 1-2, così, colpi esclusivi. Gancio sinistro, così. Visto, è bastato quello scambio, l'ha tirato giù fisicamente. Drammatico questo 11° round per Rikishi. È incredibile il 10° round con uno scambio di rara intensità. Gancio sinistro, è veramente allo stremo delle porte Rikishi. Ecco, colpo alla sopracciliare, non bisognava rischiare questo perché di ferite già ce ne sono sul corpo di Magnesi, e ha preso contemporaneamente anche un colpo probabilmente un po' basso, speriamo che non sia taglio, ecco, vediamo, ecco. Questo vuol dire che la testa, Rikishi l'ha passata per tutto il match spesso e volentieri. Su quelle mani, niente scambi, sei lucido. Perfetto, non ti permettere di scambiare, zitti tutti, non scambiare, è l'ultimo, ok? Sei lucido, non rischiare un cazzo, è chiaro? Su quelle mani e stagli attaccato. Ultimo assalto. Adesso sta sempre mi viene, mi raccomando, questo farà il pazzo adesso deve stare molto attento, questo round adesso verrà disperato, lo giapponese proprio andrà proprio al rischio del KO. Ultima ripresa, abbiamo visto che match, ultima ripresa, ultimi 3 minuti, Rikishi per orgoglio, no! Eccolo, viene contato giustamente, la ripresa è persa sulle mani, aveva finito di dirlo.
qualche istante fa, ma è scivolato, però il colpo comunque lo ha preso. Sì, gli è arrivato il colpo, ma stava male sulle gambe. Esatto, però ecco, anche questo. Cosa fai, Michael? Ecco quello che avviene. Secondo conteggio, deve stare attento adesso. Legare, non cercare nulla, legare Michael. Cerchiamo di resistere, non scambiare. Non è ancora, è mal fermo sulle gambe. Sì, non sta bene sulle gambe. Lega Michael, 1:28. Chiuso. Prova ad andare in clinch. No! Nulla da fare. Tienilo. È finita. Non è presente. C'è qualcosa che non va. Non è presente. Sì. Ha ragione Davide, è vuoto. Fermatelo! Stop! Davvero drammatico, finale davvero drammatico. E forse l'unico che l'aveva intuito bene è Gesuino Agliotti, il suo maestro, che gli ha urlato in faccia al termine della 10ª ripresa: non devi scambiare, ti proibisco di scambiare. Avete visto l'ira di Gesuino Agliotti. Davide, che ti ho detto? Questo come farà il 12° round? Verrà a rischio del KO, ma si darà tutto in questo round. Certo, ma è veramente un finale. Peccato. Davvero un finale incredibile, guardate, bella questa immagine per la capacità di soffrire. E onore anche a Michael Magnesi, che ha dato tutto, ha incassato un colpo, credo fosse un gancio destro, adesso andare a ricordare un gancio destro, e da quel momento qualcosa non ha funzionato più bene. Qui rivediamo, grazie. Ecco, allora no, questo era il, sì, no, era questo, era un gancio destro, esatto, grazie alla nostra regia, grazie alla regia. Sì, poi c'è stata questa serie di tre colpi con un sinistro finale, un gancio destro alla tempia. Davide, ma quando l'arbitro non l'ha contato, visto, è caduto da solo. Era malmesso, sì, ma il gancio l'ha preso. Sì, ma è caduto anche senza prendere colpi. Giustamente tu a inizio match hai detto: come fa questo Rikishi a pesare 58 kg? Guarda. Sì. Lo vedi? Sì. È veramente un finale drammatico. Noi adesso cercheremo di capire come si trova Magnesi.
Guarda, l'arbitro deve intervenire subito. No, lì. L'arbitro è bene che ritorni a Panama, onestamente. Sì, sì, a Panama. E... ecco il medico che sta facendo quelli che sono i controlli di rito sul ring. Poi ovviamente Michael, avendo subito un KO del genere, dovrà andare in ospedale e ricevere tutti ovviamente gli esami, gli accertamenti per capire che sia tutto a posto. Ancora Ricchisci. Davide, l'arbitro panamense è stato un incosciente, proprio un incosciente. Abbiamo gridato che doveva fermarlo prima. Guarda, aggiungo di più, non capisco perché l'angolo di Michael Magnesi non abbia lanciato l'asciugamano. Io ho gridato con tutta la forza che ho avuto per fermarlo. È bello rivederlo in piedi, riceve l'abbraccio anche dei secondi di Ricchisci. Del pubblico. Adesso ancora qualche istante, dobbiamo temporeggiare, approfittiamo. Io ero tentato di salutarvi qui, vorrei quindi senza chiedere nulla a Michael, ma forse un saluto. No, è inutile. No, non ritengo che sia utile. Lo vediamo che sta bene, avrà modo poi con calma di analizzare tutto.